Anche Accessori da Vino, presente alla 28ª edizione del Merano Wine Festival. Siamo in compagnia di Marco Busini, titolare dell'azienda. Allora, è iniziata da poco questa esperienza, cosa puoi raccontarci? Vediamo qui un allestimento, c'è cioè una personalizzazione in diretta di alcuni accessori da vino. Sì, Accessori da Vino nasce come spin-off di Busini 6-7 anni fa, una scommessa vinta, che permette ai produttori di vino sostanzialmente di utilizzare oggetti promozionali che accompagnano la produzione e la distribuzione del vino con una gamma di prodotti molto molto ampia e sistemi di personalizzazione decisamente innovativi. E quindi abbiamo un esempio in diretta che possiamo vedere. La gamma prodotti è estremamente ampia, ma quello che noi cerchiamo di dire, il nostro messaggio è che aiutiamo le aziende a crescere, cerchiamo di accompagnarle nelle migliori occasioni, nelle occasioni in cui loro devono fare promozione e farsi conoscere. Accessori da Vino c'è. Qual è la caratteristica di Accessori da Vino? Innovazione, idee e flessibilità. La ricerca dei prodotti è la prima cosa importante, ma soprattutto la forte e spiccata capacità di personalizzare, che viene fatta tutta al nostro interno con le tecniche più disparate. Qualcuno anche molto divertente, lo potete vedere. La seconda caratteristica che ci contraddistingue, almeno i nostri clienti ce lo dicono, è che siamo divertenti. Questa è una cosa che ci hanno detto ieri, e qualcuno dice portiamo anche fortuna, perché i nostri prodotti hanno accompagnato tante cantine nelle loro attività che poi hanno avuto successo, e quindi Accessori da Vino è diventato un partner importante con cui le cantine si promuovono presso i loro distributori, presso le loro cantine e ristoratori. Ora siamo a Merano, quali sono le prossime attività di Accessori da Vino? Accessori da Vino fa un percorso di eventi piuttosto serrato. Partecipa alle più importanti manifestazioni del settore, appunto, a cominciare da Vinitaly, Merano, Bolzano, Roma. La settimana prossima saremo a Firenze, quindi noi cerchiamo di essere presenti dove le cantine espongono i loro prodotti, per dar sempre loro la possibilità di confrontarsi con noi, avere subito idee, e in tutte le occasioni cerchiamo anche di presentare dei prodotti nuovi, qualche idea, qualche spunto interessante. In questa occasione ne presentiamo 3, e quindi è un modo per tenerci in contatto con loro, e ci riconoscono come partner proprio perché ci trovano sempre presenti in tutte le loro occasioni e diventiamo un po' dei loro compagni di viaggio nella comunicazione. Un po' come i grandi vini, anche noi siamo sempre presenti. Esatto, come i grandi vini, partner anche loro gli Accessori da Vino da poco, e quindi insieme facciamo questi percorsi anche divertenti, non nascondiamolo, ma che portano, sono forieri di belle relazioni, bei contatti e tante volte anche di creatività, perché in queste occasioni molto spesso ci si confronta non soltanto al desk come ora, ma ci si confronta a un aperitivo, a una cena insieme, e tante volte le idee più belle, più interessanti arrivano a queste occasioni anche informali. E quindi le nuove idee le proporrete alle prossime fiere ed eventi? Certo, noi proponiamo sempre qualcosa di nuovo, qualche idea nuova. Infatti anche qui, come nelle altre occasioni, non soltanto i visitatori della fiera di Wine Festival in questo caso, ma tanti espositori che sono qui ci passano a trovare, a volte per un semplice saluto, a volte per qualche spunto, qualche idea, e il nostro compito è questo, quello di non deluderli, dargli sempre qualche spunto, qualche innovazione, qualche suggerimento per poterle aiutare nelle loro comunicazioni presso i propri clienti. E allora ringraziamo Marco Busini, ringraziamo Accessori da Vino e facciamo un saluto ai nostri amici di Grandi Vini. Grazie a Grandi Vini, da poco amici di Accessori da Vino, speriamo di portare la stessa fortuna, non ne avete bisogno naturalmente, ma insieme probabilmente ci aiuteremo in questo percorso, saremo contenti di collaborare ancora con voi. Sarà un piacere anche per noi. Grazie Carlotta.